Ma a me sto posto non ispira. Meno male. Questo posto avrebbe bisogno almeno di una bella pulita. Sam, idiota, stavo pensando. Non c'è bisogno che andiamo tutti a parlare con il comune. È meglio se rimanete con Crest. Signor Sims, signore. Se non avessi letto le descrizioni dei personaggi, avrei detto Sam, idiota. Cioè, lo insulta così? Invece no, si chiama proprio così. Va bene. Che silenzio. Ma almeno ti sei preparato un discorso? Un rapporto al ministro è una cosa seria. No, piantala. Ho passato la notte in bianco. Non credi di dover dire qualcosa ad Artyom adesso? Sì. Avevi ragione, Artyom. Non mi sbagliavo. Grazie per non esserti arreso. Speriamo non sia una trappola. Comunque un covo di criminali. Beh, ci siamo. C'è qualcuno? Signor Ministro, Colonnello Miller, comandante dello squadrone delle forze di operazioni speciali della città di Mosca, a rapporto. Sono qui per chiedere degli alloggi temporanei. Sta sorridendo. Per la mia gente, dato che ci sono donne e bambini con noi. Guardalo. I nostri soldati sono ancora in ottima forma e pronti per l'azione. Donne e bambini. Bene, mancavano da un bel po'. Chi sei tu? Sì! Ho detto io. Ecco. A posto. Siamo finiti nella tana del lupo. Chissà quale lupo. Sta andando tutto secondo i piani. Stanno tutti bene. Per ora. Per ora? Io pretendo un incontro con il ministro della difesa. Subito! Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Anzi, forse anche meglio. Il ministro e il capo in persona ti aspettano per cena. Per cena? Ma che diavolo? Mi stai prendendo per il culo? Stai zitto, sta parlando il dottore. Dimmi, dov'è il governo? Rispondi! Tutto qui, colonnello, tutto qui. Siamo noi il governo che voi altri meritate. Non ci provare, bastardo! Siete degli schifosi cannibali! Calmati, tutta questa rabbia non ti fa bene. E credimi, la rabbia lascia un retrogusto spiacevole. La ragazza dovrà aspettare, dobbiamo prima fare delle analisi. Ha una tosse che non mi piace. Slegami le mani, stronzo! Quelle analisi sai dove te le infilo? Su per il culo fino a fartele sputare dalla bocca! Moderiamo i toni, signorina. Fa come lui. Si è svegliato da un bel po', ma ascolta in silenzio quello che gli altri hanno da dire. Non possiamo parlare. Bastardo! Lasciami andare! Allora, colonnello, ora prenderai la radio e dirai al resto delle persone sul treno di venire qui, a meno che tu non voglia che la ragazza soffra molto a lungo prima di essere servita. Mi sono spiegato?
Io che speravo di avere una conversazione intelligente per una volta. Ahimè. Ma non è un problema. Sicuramente questo simpatico ragazzo fa il caso mio. Non oserà opporsi una volta che avremo finito con te. Beh, è stato un piacere conoscerti. Yakov, puoi iniziare. Ci rivedremo anche dopo la morte. Potrebbe succedere, colonnello. Potresti andarmi di traverso. Nel frattempo, devo proprio andare. Venite qui, vi faccio a pezzi. Vi ucciderò tutti. Dovevo farlo prima della guerra. Lo ucciderò adesso. Questa faccia brucerà. Ma cosa possiamo fare? Che siamo senza cibo. Ma ora ci sazieremo. Bene. Oddio. Ah. Non l'avevo visto. Meno male. Signor colonnello, grazie. Basta così. Ma non basta. Dobbiamo prenderli tutti. Ok, ho le mie armi. Bene. Dispiace di aver esagerato con l'ascensore. Andiamolo! Idiota, avvia l'ascensore principale! Arzio! Ascensore attivo! Sì. Arriverà tra un minuto! Copriamoli! Questi mi sa che bisogna ammazzarli e basta. Userò il fucile a pompa. Comunque lascio. Aspetta. Merda. Ok. Sono tanti, oh. Beh, devo... No. Vabbè, no. Non ho capito se devo interagire con qualcosa o se devo... Vabbè. Gli sparo e basta, va. Non facciamoci domande. Allora, arrivano da là. Vediamo. Ah, ok, l'ascensore attivo arriverà tra un minuto. Non l'avevo sentita sta frase. Ok. Eccoli. Ho un regalino per voi. Non ho preso nessuno. Aspetta. Siete tanti, uè. Sono armati solo di ascia. Sono proprio idioti. Aspetta. Vabbè, qua, via. Ok. Ah no. Ok. No, colpettino. No, mira. Ok. Saremo mica finiti in pasto al nemico. Cioè, proprio... Nemico del governo, intendo, può darsi. Come il nostro vecchio di sé. Persino l'ascensore è lo stesso. Vero. Meno male. Così abbiamo una speranza di trovare Anna. Il complesso rimane comunque enorme. E noi abbiamo al massimo 10 minuti. Dobbiamo dividerci. Sam, tu controlla la sala filtraggio, la sala del generatore e il deposito.
Idiota, tu vieni con me al centro di comando. Artyom, tu occupati degli alloggi e dell'infermeria. Ah sì, è vero, è proprio uguale al D6. Oddio. Aspetta. Colpi. Ok. Questi mi verrebbe tanta voglia di ammazzarli, ma vediamo, vediamo cosa ci capita. Diciamo come situazione. Diario 1. No, diario pagina 1. Ho solo avuto fortuna. No, dov'è? Oh, madonna, aspetta. Ho solo avuto fortuna. Alla fine non aver raggiunto l'obiettivo di costruzione si è rivelata la cosa migliore. E pensare che ci tenevo così tanto a quello stupido bonus. Un mucchio di cenere cosa ne fa di un bonus? Ora il lavoro è finito. Alla fine quelli del governo non sono arrivati. Quindi l'intero complesso è nostro, con tutte le scorte. Il bunker è stato progettato per salvare un'intera città e qui siamo solo in 2000, più o meno. L'unico problema è che ci sono poche donne, ma aspetteremo che le reazioni si dissolvano per poi con calma scenderemo dalla montagna. O meglio, strisceremo fuori dalla montagna. Altro che fortuna. Alla fine c'è un motivo per cui il governo non è arrivato. Hanno risparmiato sul budget delle scorte alimentari ancora più che su quello delle costruzioni. Siamo riusciti a finire questo affare, anche se in ritardo, ma non ci sono scorte. Gli ufficiali, commissario, di certo sono tutti imbroglioni e se la sono cercata. Ma questa volta i bastardi dicevano la verità. Gli scaffali sono vuoti. Sì, ci sono dei semi e della pasta, ma quella roba non durerà neanche un anno. Sì, si sentiva che era... Ah, qua non si apre? Aspetta, non è che... C'è una leva, un qualcosa. Vediamo. Qua no, niente. Questo è un metal detector, mi sa. Sì. Ah, qua, oh madonna. Bene. Ah, si sta chiudendo. Si apre questa. Non c'è più corrente. Cos'è? Ah, qua. Ah. Ok. Così. Zarola. Se li faccio fuori. Preso, eh. Aia. Madonna. C'hanno il mitra. In effetti contro la pistolina è più adatta per le azioni stealth. In effetti. Allora conviene. Aspetta. Tenere il nostro pompa. Tanto qua mi sa, qua non è... Sa che non è una zona... Cioè, una zona d'azione, ecco. Quindi tanto vale. Ho preso qualcosa, anche dietro. Vabbè, madonna. Quello col mitra mi fa secco. Zarola. Allora, aspetta. Facciamo così. Sto basso, ovviamente. A te ti prendo. Non l'ho ucciso? Cavolo. Aspetta. Oh.
Maledetto. Maledetto E3. Oh. Vabbè, ovviamente. Tanto il checkpoint è qui. Checkpoint messi bene. Continuerò a ripeterlo. Meno. A te non ti posso far fuori? Sembra di no. Oh, ciao. Senti, venite voi qua, va. Io non mi espongo, io sto qua. Bello tranquillo. Olè. Vedere? No, ne abbiamo di colpi. Cioè, che mi devo esporre? Che arriva. Basta. Oh. Non viene qua. Si arriva, arriva, ok. Ecco. Oh. Qualcun altro? C'è una roba. Ecco. Ok. Dobbiamo raccogliere tutto. Pezzi di metallo. Ok. Uno. Da qui vengono. E cavolo però. Allora, aspettate un attimo. Ho usato un kit medico. Ah beh, fida, adesso ne abbiamo di risorse. Aspetta un attimo. Facciamo questo e questo. E poi io farei no, i colpi, scusate. No, lattine niente. Ah no, i colpi è vero, forse. No, non possiamo farli qua. Stupido. Allora, facciamo 5 kit medici. Ok. Basta. Basta, i colpi non li possiamo fare. Basta. Ok. Così. Ok. Allora. Cioè, questi ammazzavano la gente e se la mangiavano. Che schifo. C'era uno là da dentro. Sì. Allora, se vengono contro di me, di loro spontanea volontà. Ok, aspetta. Di tutto. Vai. Aspetta. Questi vengono qua. Guardalo là. Da dove spari? Che non vedo. Quanti colpi abbiamo? Cavolo, quello c'è il mitra.
Guarda. Aspetta. Oh. Là. Ok. Vediamo se vi avvicinate. Bravi. Aspetta. La ricarica però è rapidissima, eh. Devo dire. Guardalo. Dai, vieni qua, che sei stupido. Ok. Devo dire che il laser non è affatto male. Aiuta molto. Ah, basta, mi sa che sono finiti. Ha salvato. Ok. Oh, questo ha qualcosa di nuovo. Dammelo. Ok. Mamma mia, va. Ok, ho sentito dei rumori. Tu, non so se qualcosa di nuovo, lo prendo, va. No, beh, qualcosa di nuovo è arancione. Quindi. Aspetta. Posso andare di qua. Sapevo che arrivavi. Stronzo. Ah no, no, non è una via questa. Ok, no, ok. Di qua è la via. Occhio. Alle palle ti sparo. Questa è forte, però sto finendo i colpi. Ah, dobbiamo passare di qua, sì. Vediamo, forse al buio. Così forse accendo la luce. Ma non la voglio accendere. Che palle, però questi sanno sempre dove sono. Sì, ma sono anche malati, cioè nel senso, oltre che... Aiuto! Aspetta, oltre che malati perché sono cannibali, cioè si buttano. Guarda. Ah, il calore. Si è suicidato questo. Vabbè. Vabbè, adesso la posso anche vedere, scusa, Cosa ho sbloccato? Ah, passare di qua? No. Scusa, aspetta. Qui c'è roba. Ma non lo so. Ho acceso le luci. Ah, guarda qua. Pezzo nuovo. È un'armeria questa. Ok. E ma qui... Andiamo su di qua. Ecco. Lì non posso passare. Che cazzo? Perché hai sparato proprio lì? Ma c'era della carne. Carne, vedi? Non so. La carne se n'è andata. Qui, da quella parte. Vieni, dai, ti aspetto. Ma
carne, c'era della carne. Aspetta. Ah, devo scendere di qua. Non c'è niente. Qua si esce. Carne! Carne! Dai, dai! Cazzo, l'ho mancato. No, l'ho preso. No, lo distriscio. Madonna, per un attimo. Io sto qua, campero. È morto? Ok. Ora è morto. No. Tutti cosa tiri fuori? Appunto. Guardalo. Pochi colpi, pochi. No, ho sbagliato. Ne ho sprecati due così. Ok. Allora, qua ho veramente pochissimi colpi. Usiamo la pistola. Però sarà un po' più complicato con la pistola. Che schifo. Qua non si capisce cosa c'è scritto. Comunque mi sa cose non belle. O richieste d'aiuto magari. Mamma mia. Qua? Ho già visto forse. Aspetta, ah qui. Ok. Ah, questo ha qualcosa di nuovo. Ce lo prendiamo. Mamma, aveva la testa proprio la testa in frigorifero. Mamma mia. Che schifo. Ok, di qua. Ah no, di qua no, di qua. Spartani, il centro di comando è nostro. Venite qui se la comunicazione si interrompe. Idiota, scopri i comandi della porta e dell'ascensore. E blocca tutti i passaggi che non ci servono. Lascia correre in giro quei mostri. Signor Sei. Aspetta. Cazzo. No. Preso. Si è spostato. L'ho preso, mi sa. Sì. Cioè, però mi vedono lo stesso. Gli colpisco al corpo a sto punto. Fa niente se spreco più colpi, però non posso rischiare.
colpi faticosamente, si può dire, guadagnati. Ci stanno facendo usare tutti qua. Perché la mia carne è sparita? Era qui. La mia carne. Perché la mia carne è sparita? Ah, carne è sparita. Com'è la situazione? Questo piano è pieno di pezzi mostri. Nessun segno di Anna. Ricevuto. Continua a cercare. Carne sparita, la sua carne. No. Oh, l'ho preso in testa. Oh. Cavolo, gli abbiamo fatti fuori un... Dammi la tic. Vai, carica di aria, sì. Possibile che non hanno colpi questi? No, non volevo questo. Ok, aspetta, possibile? Cioè, scusa, se io... Vabbè, che così prenderei in teoria le munizioni. Del mitragliatore. Ho un documento. Cazzo, fateli entrare. Fanculo la reazione. È passato più di un anno. Sono stranieri. Non c'è neanche bisogno di dividere. Possono tirare a sorte o fare quello che vogliono. Noi avremo cibo per mesi. Male dappertutto. Frebbe, pensieri confusi. Dottore, ha detto qualcosa di alcuni privoni o roba. Ma ce li avevano. Ce li avevano gli stranieri, stronzi. Dovevano arrostirli. Meglio bastardi. Ora troppo tardi. Carne, vabbè. Diario di un pazzo, questo cannibale. Mangiando le altre persone, ovviamente. Cioè, puoi anche prenderti le malattie, come per gli animali, stessa cosa, eh. Quindi, oddio. Aspetta. Cazzarola. No, si è spostato. Ok, quanti colpi ho? Bene, 10. C'è qualcun altro? Cavolo, no, vado a ripararmi. Qua ne ho. Adesso 8, no, 9. Ecco. Guarda, guarda là in alto. Aspetta. Dai. No, bastardo. Ah, si è rimesso là? Stai fermo. Oh. Oddio, oddio, no, l'ho visto dopo. Vabbè. Allora, riproviamo. Aspetta, sì, di qua. Da qui mi è venuto in mente. Usiamo una bella granatina. Ok. Poi, così risparmiamo qualche colpo. Poi qua arriva uno. E il secondo. Boh. Poi c'è quello là, vediamo se... Preso. Aspetta. Aspetta che ce n'è anche uno là.
preso, mi sa. Però c'è questo qua. Aspetta, col fucile. Eccolo. Ok. Ce n'è un altro. Posto? Posso uscire da qui? All'angolino? Sì, ha salvato. Quindi direi di sì. Quanti colpi abbiamo? 6, 2, 8, 12. Possibile che i nemici non lasciano, cioè, niente munizioni. Lo devo creare io per forza. Cioè, dico tante, dico una o due. Sì, cioè, se rimango senza, cosa faccio? Vado avanti a coltelli. Ok. Aspetta. Vabbè, che tanto anche con o senza luce questi sanno sempre dove sono, quindi voglio dire. Incaduttivo. Ok. È rimasto il fumo in sospensione. Qui. Quanti kit medici ho? 3. Qua non c'è nulla, no? Vedi. Tanto sa. Vedi, sanno dove sono. Oddio. C'è uno col mitagliatore pesante. Ah, sta scendendo. Aspetta. Aia. Ok. Guarda. Ma scusa, non muore? Ah, questo è quello corazzato. Faccio così. Non ti ho preso. Non ti ho preso. Come cavolo? Hai paura di me? E fai bene. Quante granate ti ci vogliono? No, vabbè, ha sparato in mezzo. Ha sparato in mezzo ai cosi, vabbè. È un pezzo particolarmente ostico, aspetta. Allora. Adesso arriva lì il nostro amico Fritz. Dai, vieni qua. Bravo. Poi secchiamo quello. Ok. Poi qua arriva l'altro amico. Zarola. Mi sa che è la bastarda. Quante te ne devo lanciare? Zarola. Madonna. Guarda, guarda. Devo scoprirgli la testa. Aspetta. Aspetta. No. No, ancora vivo. Stai. Quanti colpi? 2. Vieni, 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 vieni qua.
Vieni qua. No. Vieni. Te. Ok. Lui dov'è? Ah, si è incastrato qua. Sì, questo qua è uno che si incastra. Aspetta. È super corazzato. Cosa posso usare contro questo? Proviamo il fuoco. Vediamo. Dovrebbe essere lì, dovrebbe bruciare. Vediamo. Aspetta un attimo. Ah, eccolo là. No. Andiamo. Ok, l'ho preso, eh. Esci con le mani alzate sopra la testa. Ho un colpo, sì. Fatelo lì. Ok, meno male. Dove sei? Sei sempre qua? No, non l'ho preso, basta. Quest'arma non ho più colpi. Ho 7 colpi pistola. Oh, non riesco a seccarlo. Ha rimbalzato, porca vacca. Ne ho solo un'altra. Che bastardo! Oh, gli sparo al piede? Te. Il piede è scoperto. Guarda, si sta muovendo. Ecco, qua ne ho 82 di colpi di st'arma. Non puoi più contare. Aspetta, se la carico al massimo. Così è caricata al massimo. Aspetta. Beh, non dovrei fargli molto, però. Oh, alleluia. Sei caduto? Era ora. Cioè. Dammi. Ok. Teniamo questa. È l'unica che ho. Con tanti colpi. Ah, i colpi. Prendiamola, scusa. Ma dai, guarda che roba, che bestia. Aspetta. Ma sostituito. Sì, mi ha sostituito la doppietta. Però possiamo comunque rifarla, eh. Io la terrei qua. Ok. Mamma mia, oh. E mo mi tengo questa, eh sì. Cazzarola. Non c'è niente qua. Però se questo qua è una specie di boss, dovrebbe essere il pezzo finale, vediamo. Ok, c'era un colpo di pistola. Ricarico. Ricarica un po' lenta, vabbè. Aspetta, non ho il mirino. Madonna.
Oh. E non ho il mirino però. Che cavolo. Cioè con quest'arma non si può mirare. Ovviamente è grossa. Cos'è? Oh. Preso. Beh, aspetto che si avvicinino anche qua. Ah, sei là, eh. Vabbè, Mitsuka, no, non riesco a mirare. Vieni giù. Dai, che ho un bel regalino per te. No, facciamo così, guarda. Sono le sbarre di mezzo, cazzarola. No, mira. Ho preso... Sì, avevo preso qualche colpetto pistola, eh. Morto? Sì. Oddio. Sparita per un attimo la luce. Ha salvato ancora. Mamma mia, oh. Un altro documento. Diario soldato 1. È già un mese che siamo rinchiusi qui dentro come topi. E cosa abbiamo concluso? Non sappiamo neanche se qualcuno è ancora vivo là fuori. Le antenne sono state tutte distrutte. Il livello della reazione è così alto che non c'è modo di ripararle. E poi anche se le antenne funzionassero, che motivo avrebbe qualcuno di contattarci? Alla fine i pezzi grossi non sono mai arrivati. A quanto pare gli operai hanno ragione. È meglio che ci mettiamo belli comodi, perché staremo qui a lungo. Quegli idioti e il loro stupido consiglio. Capirei se fossero gli operai a inventarsi delle cazzate del genere, ma che bisogno hanno gli ufficiali di fare questi quei giochetti? Solo per poter dare la colpa al decreto governativo quando diminuiranno di nuovo le radiazioni? E come credono che possa essere d'aiuto se le scorte alimentari sono comunque finite? Follia. Il dottore ha ragione, noi Tech C Radio siamo qui per un motivo. Non solo salveremo i nostri compagni, aiuteremo anche migliaia di superstiti là fuori. L'unica cosa che dobbiamo fare è riparare le antenne e far sapere al vero governo che siamo vivi. Ci manderanno del cibo e il progetto Arca darà a tutti i superstiti una protezione dalle radiazioni. Non c'è niente di più importante ora. Sì, e poi cos'è? Sono diventati dei cannibali?